quella è la classica istruzione per eseguire del codice sul thread dell'UI da Unity. Quindi abbiamo Unity Player, da Unity Player ci prendiamo la main activity e da lì eseguiamo il codice. Per quanto riguarda Windows Phone 8, questa è un po' particolare, e se dovete sviluppare su Windows Phone 8 fate attenzione a questa slide perché ci ho perso una marea di tempo. La chiave è in quel unityapp.begininvoke e dispatcher.begininvoke, che servono per eseguire il codice sul thread di Unity e per eseguire il codice sul thread di Windows Phone. Dovete utilizzare quella sintassi dentro il mainpage.xam.cs, dentro la classe mainpage. È l'unico modo per ottenere questo riferimento. Se non lo fate lì, non lo potete fare da nessun'altra parte. E poi dentro la funzione Unity Loaded andate ad agganciarvi con una vostra classe, che io chiamo domani dispatcher, a questi due metodi. A quel punto dal vostro plugin, in qualsiasi punto, potete eseguire del codice nei vari thread utilizzando la sintassi che ho riportato sotto. Poi ho lasciato questa slide sempre per completezza, tutte le risorse che ho trovato, che ho usato su Unity, ce ne sono anche di migliori in giro, però insomma diciamo che quelle dettano un po' le leggi. E poi ho diversi esempi che sono su GitHub, e quindi se avete la necessità, invece di spendere soldi, potete usare direttamente quei plugin, oppure potete studiarveli e ampliarli come meglio credete. Se avete domande, fatele tranquillamente, magari vi risolvo dei grattacapi, visto che io ci sono già passato. Allora Mirko, com'è che si faceva quello di Android e plugin? Vabbè, ovviamente questa è una serie di esempi molto veloci di codice, e Valerio è qui per chi programma e vuole approfondire la faccenda, oppure sempre sulla GoDemotion Tech Community di Google Plus verrà rilasciato il materiale, le slide, e si potrà approfondire la discussione con Massimo sul processing e con Valerio sulla scrittura dei plugin di Unity, e quindi approfittate. Prossimo meetup, accenniamo quando sarà? A settembre? A settembre stiamo organizzando Race Girls, che è un evento per ragazze, per introdurre Ruby al Rails. Ruby al Rails. E quindi ecco, le date usciranno sempre sui nostri siti, con le motionworld.com. Dateci un'occhiata durante le vacanze. Studiatevi le hits durante le vacanze. E niente, adesso ci fermiamo qua, ci beviamo una cosetta insieme. Facciamo prima un piccolo open mic, se c'è qualcuno che vuole fare un annuncio alla comunità. Intanto siamo pure in streaming. Vai, quindi prego. Sviluppatore. Abbiamo smontato tutto. Se c'è qualcuno qua che vuole dire qualcosa, si vuole presentare, c'è un progetto, cerca sviluppatori, amici, compagni di merende o qualcos'altro. Essere rimasto a scolpare. C'è qualcuno di qualche community tecnica? Minoranze tecnica. Ancora no, però ci riuscirai, se no ti prendiamo a calci. Un'associazione di giovani, studenti, universitari, programmatori di videogiochi all'interno dell'Università di Roma e della Facoltà di Ingegneria.
Quindi la ragazza con i capelli rossi qui davanti è il punto di riferimento per questa cosa. Di quando motion mettiamo chi era appoggio, ci sono pure io. Ma voi vi conoscete? Di vista. C'è un gruppo segreto su Facebook, no, per chiuso, segretissimo, che si chiama B++, ed è una community romana, alcuni dei presenti sono già stati infettati, e lì si discutono parecchie cose, anche informatica in generale, ma anche videogiochi, anche giochi da tavola, perché fare giochi da tavola è anche un'attività divertente e nerd. Allora, così. Allora, questo sono io, la mia mail in particolare, e questo invece è un mio amico, si chiama Dissus, ed è un piccolo robot alla ricerca di se stesso. E io sono un game designer e un programmatore, nonché studio ingegneria, e sto cercando di mettere su un team per sviluppare un videogioco. Questo in particolare videogioco si chiama Nucleus e sarà un videogioco basato su alcuni tipi di giochi che magari forse alcuni di voi conoscete già. È un progetto, diciamo, non all'inizio, insomma, abbiamo già un copione già scritto delle art già sviluppate, insomma, quindi a me piacerebbe, insomma, trovare un team per poterlo ampliare, e in particolare con queste conoscenze, e io sono un programmatore in Unity, quindi utilizzo questo motore grafico e spero che qualcuno di voi, insomma, mi possa dare una mano, per chi vuole. E per chi non conosce Unity, penso di mettere anche dei sorti di corsi di formazione per Unity, quindi mi potete sempre contattare a quell'indirizzo email. Grazie. Solo tu nel progetto, c'hai altre due persone del team? Allora, diciamo, avevo delle persone del team, ma purtroppo per alcuni impegni hanno dovuto abbandonare, quindi sostanzialmente attualmente sono rimasto da solo con tutto il materiale che già loro avevano prodotto, e adesso sto cercando, insomma, di ampliarla adesso che anche ho più tempo per da dedicare a questo progetto, e quindi insomma esatto. Sei uno studente? Sì, sono uno studente di ingegneria informatica qui alla Sapienza, e prossimo anno mi laureo alla triennale e alla magistrale prenderò Artificial Intelligence. Bene, complimenti allora. Speriamo che qualcuno risponda. Comunque facci sapere come vanno avanti. E qualcun altro? E inoltre una breve notizia, per chi interessa, mi hanno preso la PAP, una libreria online degli Stati Uniti che produce, insomma, testi tecnici, e mi hanno preso come reviewer appunto per testi su Unity, quindi insomma non sono alle prime armi su Unity, sono abbastanza ferrato. Il plugin si sa scrivere. Ma c'è la versione per Android. Ok, e qualcuno si vuole presentare, qualcosa da dire, progetti, sogni nel cassetto? Problemi d'alcolismo. Vabbè, poi ce l'abbiamo tutti, se non saremo qui. E, va bene, allora. Facciamo aperitivo di networking. Ok, vediamoci una cosetta al bar. Grazie a tutti, grazie davvero. Un ringraziamento alla libreria Passaggi che ci ha ospitato così gentilmente. Grazie. Ciao.
però. Alla fine, mette